ragazze, in questo video voglio mostrarvi le cose che ho acquistato in quest'ultima settimana per il Natale, cose natalizie. Ho preso un po' di addobbi, non tantissimi, per il mio alberello, questo non si vede però ce l'ho qui in camera piccolino. E poi ho preso anche qualcosina per la casa, per decorare, e vi dico subito che ho preso quasi tutto sui colori del bianco e del rose gold, quindi preparatevi. Parto da questo cesto, da questo contenitore rose gold, partiamo proprio da una cosa rose gold o color rame che mi piace molto. Questa l'ho pensata ad utilizzare nel bagno, ma non questo che ho qua a casa, ma quello a casa nuova in taverna, perché la casa non sono di sopra ancora da finire, però in taverna c'è appunto un bagno e pensavo di metterlo sul mobile del bagno perché dormo tantissimo da lui, tantissime volte, almeno 4 volte a settimana, quindi ovviamente la sera devo struccarmi anche là. Insomma, tutti i miei prodotti però sono nel cassetto. Io ho pensato però di metterli all'interno di questo cestino che ho trovato davvero super grazioso, poi costava pochissimo perché ho pagato soltanto 4 euro e secondo me fa davvero una bellissima figura. Sempre restando nella categoria bagno e sempre da utilizzare in taverna, ho preso questi contenitori che sono in plastica, super plastica, però ad occhio, cioè visti così fanno una bella figura. Li ho pagati poco, costavano 4 euro il dispenser per il sapone, che mi piace molto perché è tutto trasparente, e poi c'è il dispenser rose gold, adoro rose gold se non si fosse capito, e poi ho preso questo contenitore per lo spazzolino, il dentifricio eccetera, questo ho pagato 2,50 euro, cioè secondo me sono davvero molto belli nonostante sia in plastica, però mi sono piaciuti quindi li ho presi. Poi ho trovato questa cover, questo copritastiera per il computer che cercavo in realtà da tantissimo tempo, l'ho trovato appunto da Primark, mi piace molto, è così color oro. L'unica cosa è che il tasto invio è diverso da quello della tastiera, che è il tasto unico, poi invece ci sono due tastini, però va bene ugualmente. E mi piace perché non va attaccarsi alla tastiera, infatti si faccia così, vedete che cade, e quindi lo preferisco perché almeno non vado poi a rovinare la tastiera. Insomma magari con la colla o cose così, mi piace molto, pagata soltanto 4 euro. E l'ultima cosa che ho preso da Primark sono state queste lucine, ovviamente che colore potevano essere se non rose gold, queste le ho pagate 6 euro, ci sono all'interno 50 led, 50 lucine, ancora non le ho aperte, devo ancora provarle, però solitamente con le lucine che compro da Primark mi trovo sempre bene, ovviamente funzionano con le pile quindi non dovete collegare alla corrente, questa è una cosa comoda perché così si possono spostare in qualsiasi punto della casa. Adoro le lucine, specialmente in questo periodo dell'anno. Poi sono stata da Tiger, dove ho preso questo quaderno con la copertina così tutta effetto arcobaleno, fa parte della collezione unicorno, guardate che meraviglia. Questa l'ho pagato 4 euro, è un semplicissimo quadernino a righe, e la cosa bella è che ci sono, che ce l'avevo al contrario, è che ci sono anche, cioè, la possibilità insomma di andare ad inserire la data qua in alto, proprio come un quaderno di scuola, mi ricordo un sacco i quaderni di scuola però in versione miniatura, più piccolino. In realtà è molto semplice, però mi piaceva molto la copertina tutta così super luminosa. Poi ho preso anche 3 penne. Sono delle penne che scrivono di nero, tutte di nero, ne ho scelta una rosa, una lilla ed una azzurra, le ho pagate 1 euro l'una, queste le avevo già provate in passato, non mi dispiacciono, cioè scrivono bene, non durano tantissimo, però l'inchiostro è veramente poco, quindi in un giro di un mesetto, magari 2 mesetti, dipende da quanto scrivo e il consumo le faccio andare, però mi piace anche come si presentano, che sono così tutte colorate, visto che ho sempre delle penne colorate carine a vista sulla scrivania, mi piacevano quindi le ho prese. E poi in realtà io le penne le consumo tantissimo e mi servivano. Poi ho preso questi fogli decorativi, questi li ho pagati, se non ricordo male, 3 euro. Ci sono un sacco di fantasie molto belle, ci sono tutte queste ballerine, non so se siete riuscite a vedere qualcosa, c'è questo super natalizio con l'albero di Natale, le palline per il Natale, questi poi secondo me sono molto belli da utilizzare anche per fare i tag per il Natale, c'è questa rosa con le stelline e questa con i soldatini, questa azzurra, c'è lo stellato, anche questa mi piace molto, c'è questa con i cuoricini, c'è quest'altra con tutti questi piccoli cervi rosa e poi c'è questa azzurra con dei piccoli draghetti. Questi penso di utilizzarli sia per fare dei tag per i regali di Natale, ma utilizzare questi fogli anche come vera e propria carta regalo, magari per impacchettare qualche pensierino piccolino
Secondo me esce un pacchettino davvero molto carino, specialmente con questa fantasia. E sempre restando in tema di confezioni, pacchettini regalo, ho preso anche questi due washi tape. Qua abbiamo un set con in realtà tre washi tape, uno sul tono dell'argento con tutte queste specie di pagliette che fanno un sacco di luce, effetto arcobaleno. Poi abbiamo uno washi rosso e uno viola. Questi li ho pagati, se non ricordo male, 3 euro. Poi abbiamo invece questo, che l'ho pagato 2 euro, 1,50 euro, 2 euro, non ricordo. Questo mi piace un sacco perché è tutto glitterato. In realtà ce n'erano anche di altri colori, però il rosa è stato il mio preferito. Poi ho preso anche questi tag, sono 6 tag, anche questi sono rosa, però è un rosa decisamente più fluo, anche questo con i glitter super luminosi. Questi li ho pagati, mi pare, 1 euro, sì, soltanto 1 euro. Dietro invece è sfondo bianco per poter scrivere quello che volete. Invece da casa ho preso questi nastrini sul tono del nero, nero e dorato, da utilizzare per confezionare i pacchi regalo. Ho scelto questo set con queste fantasie pois, stelline dorate, glitter neri, cervo e questo tutto con i glitter, tipo piccoli, sì, piccole paillette quasi, piccoli glitter, tutti neri. E poi c'era anche questo con la scritta appunto Merry Christmas, questo l'ho già utilizzato per fare questo pacco regalo. In realtà non si riescono a fare tantissimi pacchi perché questo nastrino mi è bastato soltanto per questo pacchettino, comunque li ho presi da casa, Casa Shop, anche quello è un negozio che mi piace molto per gli articoli da casa appunto. E poi ho preso anche questa carta regalo oro rosa, ovviamente, che ho già appunto utilizzato. Questo è il primo rotolo, l'ho pagato 1,50 euro se non ricordo male, e l'altro invece è questo sfondo bianco e poi ci sono tutte queste stelline rose gold che adoro, mi piace un sacco questa carta regalo. Uno dei miei acquisti preferiti in assoluto è questa scritta che ho preso sempre da Casa Shop, questa se non ricordo male l'ho pagata intorno ai 20 euro, 19,90 se non sbaglio, tutta di legno con il bordo bianco e ovviamente all'interno ci sono le lucine. E voilà, guardate che bella, cioè a me piace un sacco, la adoro, l'ho messa sulla mia cassettiera. E invece quando faccio i video la metto sempre sulla scrivania come decorazione, quasi quasi adesso la vado a mettere, sì. Non so in realtà quanto si possa vedere, però l'abbiamo messa. Poi sono stata da H&M dove ho trovato questo portachiavi e me ne sono subito innamorata. Ho preso questo con questa maglia, una tazza, è davanti tutta dorata, mentre invece dietro è tutta rosa piena di glitter. Questo portachiavi l'ho pagato, costava 4,99 euro, penso di utilizzarlo o per le chiavi della macchina, che in realtà si stanno un po' rovinando i portachiavi che ho adesso, sempre di H&M, perché io adoro il portachiavi di H&M con il panda, si sta un po' rovinando, quindi magari lo utilizzo per le chiavi della macchina oppure per le chiavi di casa, non lo so, devo ancora decidere, però secondo me questo portachiavi c'è. Troppo bello. Mi sono completamente dimenticata di farvi vedere questa candela che ho preso sempre da Primark. Questa l'ho pagata 4 euro e ha il profumo di caramello salato. A parte che il profumo è qualcosa di meraviglioso, è buonissima, davvero buonissima. Ma poi mi piace un sacco anche la confezione stessa, tutta così rose gold con questa etichetta, diciamo, mi piace molto lo stile di questa candela, l'estetica, quindi non potevo che non prenderla. Adesso invece passiamo a Maison du Monde, dove ho preso 2 tazze. Questa in realtà è per mia sorella per Natale, speriamo che non mi senta e speriamo che non veda questo video. Ho preso questa tutta in color cipria con il gattino, secondo me è bellissima. Questa costava 5 euro, mi piace un sacco, specialmente perché ha le orecchiette che escono dalla tazza, però trovo super carina. E poi ho preso questa tazza tutta bianca, sempre con un gattino, però sulla sua testolina c'è un corno e infatti c'è la scritta "Io non sono un unicorno". Una cosa che mi piace molto di questa tazza è che è riflessi rose gold. Ultimamente sono letteralmente in fissa con il rose gold e quindi non potevo che non prenderla. Poi io amo le tazze, faccio collezione, mi piace sempre cambiare. Questa l'ho pagata 3,99 euro, 4 euro. Per gioia invece ho preso questo piattino che voglio utilizzare come ciotolina per le sue crocchette. In realtà stavo ancora cercando una ciotolina carina per lei, le trovo sempre abbastanza anonime, o in acciaio o comunque in plastica, molto semplice, volevo qualcosa di carino. Le avevo trovate su un sito che mi piacevano molto ma costavano tipo 50 euro, due, quindi ho detto evitiamo. Questa l'ho pagata 5 euro e secondo me è davvero bellissima, in realtà è più un gattino che un cagnolino, però vabbè, ci sono le orecchiette, gli occhietti, il musino, ce l'ho trovata troppo dolce, e anche questa con i riflessi ovviamente rose gold. Poi ho preso questa lavagnetta, anche questa per mia sorella, comunque ho preso questa
tuta nera, c'è anche il suo gessetto per poter andare a scrivere. Ci sono i vari giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, poi c'è anche la sezione delle note. Ce la trovo davvero un'idea bellissima da utilizzare in ufficio, magari anche in cucina per segnarsi le cose da acquistare, magari per fare la spesa, non lo so, mi vengono delle idee così. Questa è ovviamente una targhetta che andrebbe appesa, però volendo si può anche appoggiare o sulla scrivania contro il muro, oppure anche sul ripiano della cucina contro il muro. Secondo me fa davvero un sacco di decorazione nella casa. Secondo me è anche perfetta come idea regalo, perché la trovo davvero, cioè è fatta benissimo, tutta nera con le scritte dorate, a me è piaciuta un sacco appena l'ho vista. Poi ho visto lui, questo unicorno tutto bianco con il corno e la criniera, ovviamente rose gold, però questo in realtà non è un semplice soprammobile, ma è un salvadanaio. Qua c'è il buchetto dove si possono infilare i soldini, e visto che non avevo neanche un salvadanaio, ho detto quasi quasi lo prendo. L'ho pagato 9 euro. Secondo me questo è anche perfetto come idea regalo per Natale. Cioè, è veramente fatto benissimo e me ne sono innamorata appena l'ho visto. Poi ho preso questo gel doccia sempre da Maison du Monde. Non mi era mai capitato di trovare questo tipo di prodotti da Maison du Monde. Questo è il profumo di cuore di fiore. La profumazione è buonissima, cioè mamma mia, c'erano 3 profumazioni, ma questa è stata la mia preferita in assoluto. Questo l'ho pagato 6 euro, non ho mai provato il bagno doccia di Maison du Monde, quindi vi farò sapere come mi sono trovata. E mi piace molto anche la confezione con il fiocchettino rosa. E visto che mi sono completamente innamorata di questa profumazione, ho preso anche il profumo, il diffusore per la casa. Questo l'ho pagato 8,99 euro, ho preso anche i bastoncini, me li stavo dando in testa. Questi li ho pagati 1,30 euro. Sono curiosa di provarli, non ho mai provato, cioè solitamente quando devo profumare casa utilizzo le candele, mai questo tipo di prodotto, e sono veramente curiosa di sapere se poi effettivamente, riscoprire se effettivamente poi lasciano un buon profumo in casa oppure no. Adesso invece passiamo alle decorazioni natalizie per l'albero di Natale. Ho preso 5 di questi... di queste decorazioni che secondo me sono davvero bellissime. C'è il cavallino a dondolo con la stellina e ci sono anche queste sfere, queste palline. Queste costavano 2,59 euro l'una. Gli addobbi di Natale di Maison du Monde sono abbastanza cari, cioè se si tratta di prendere giusto qualche decorazione, ok, ci può stare, ma se bisogna prendere le decorazioni per addobbare tutto un albero a partire da zero, è un costo non indifferente, devo dire. Comunque questi mi sono piaciuti un sacco. E non so se si riesce a vedere, ma sono ricoperti di glitter sia sul cavallino che sulla stellina. Cioè, sono bellissimi davvero. Non vedo l'ora di metterli sull'albero di Natale. E poi ho preso anche 2 di questi, sempre decorazioni. Queste però le volevo mettere lì, non so se riuscite a vedere qui dove c'è la griglia, ecco, volevo prenderli da entrambi i lati. Questi li ho pagati 3 euro l'uno, 2,99. Mi piace molto anche il fatto che suonino, e c'è la renna con le pigne, cioè li trovo davvero super super belli anche questi. E l'ultima cosa che ho preso da Maison du Monde sono state queste calze. Ne ho prese ben 2, una per me e una per Ste. Sono tutte bianche, queste le ho pagate 6,99 euro, tutte bianche con la stellina e la punta della calza, ovviamente rose gold, ovviamente quale altro colore potevo scegliere se non questo. E poi c'è anche tutto il pelo qua in alto, super morbidoso. Cioè davvero, secondo me sono fatte benissimo, me ne sono innamorata appena le ho viste. Non vedo l'ora di riempirla con dolcetti, regalini e cose carine. E nulla, vi ho fatto vedere tutti gli acquisti natalizi che ho fatto nell'ultimo periodo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete già iniziato ad addobbare la vostra casa, e se magari addobbate, decorate anche la vostra stanza, che sono super curiosa. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!